nostro saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Un saluto Fabio, a te e agli amici che ci ascoltano. Eccoci, si comincia. De Sena. È davvero una bella serie di passaggi questi. E non c'era nessun compagno smarcato. Roberto mette il turbo. Roberto la gioca in profondità. Cerca il passaggio profondo. Mandzukic riceve in palla di testa. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Salta e colpisce di testa. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Si sono resi pericolosi già due volte nel primo tempo. Vogliono vincere questa partita e si vede. De Sena, effetto il lancio sulla fascia. Occhio al traversone. Mandzukic spazza via prontamente. Padoin. C'è il retropassaggio. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Gioca con un pallone lungo. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Milivojevic che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pallone alto e lungo sulla fascia. Se ne va. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cross verso il centro. Bell'intervento del portiere. La mette in mezzo. E va a colpire di testa. La butta via e fa respirare la difesa. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cross verso il centro, ci mette la testa. Kossu. Trova il compagno in ottima posizione. De Sena. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. João Pedro non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Lancio lungo del portiere. Primo tempo che si conclude dunque qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? Ma l'avvio di gara sembrava promettere bene, con un paio di belle occasioni da gol. Poi forse è subentrata un po' di stanchezza dopo gli sforzi iniziali, ma abbiamo ancora un tempo tutto da seguire. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Si riparte per il secondo. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Fa
fase di stallo. La mette in mezzo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. De Sena. Kossu. Non manca molto alla fine, siamo ancora sullo 0-0. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. De Sena con la palla alta sulla fascia. De Sena. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Prova a salire in aria. Fallo, calcio di punizione. Poteva sicuramente essere ammonito, l'arbitro preferisce parlarci su. Il portiere la calcia lontano. De Sena. Sau. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. La mette sulla sinistra. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. Guarda, non capisco perché abbiano aspettato così tanto per stringere le marcature. Certi elementi stavano facendo quello che volevano in area di rigore. La mette in avanti. Sau. Padoin. Sau. Lungo passaggio in avanti. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Cerca di allungare il gioco. Si libera la grande. La gioca in aria. Occhio alla conclusione. Va in rete. È un gol che mette una forte ipoteca sulla gara. C'è poco tempo ora. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Si ricomincia dall'1-0. I loro sforzi sono stati premiati con il vantaggio, ma dovranno darsi da fare per difenderlo. Qualche istante sarà tutto finito. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova la giocata nello spazio. Pericolo! Padoin. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Una gara dai risvolti drammatici. Bisogna dare atto al loro coraggio. Adesso possono festeggiare. È tempo di ringraziamenti. E allora grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E ovviamente, qui al mio fianco, a Luca Marchegiani.